Non puzza in città e fermare gli inceneritori. È una campagna che ci vede assolutamente protagonisti, perché Termoli in quest'ultimo periodo sta vivendo, no, in un modo assolutamente in prima persona questo problema, perché abbiamo la questione del depuratore che da ormai 3-4 anni è assolutamente protagonista della vita cittadina. Noi subiamo non solo quelli che sono le sostanze che vengono gettate letteralmente in mare senza essere depurate, ma per chi purtroppo ha la sfortuna di capitare in giorni nei quali il vento tira verso la città può sentire davvero la puzza che ti entra nelle narici. È una cosa assolutamente che deve essere risolta nel più breve tempo possibile. Questa amministrazione sono 3 anni e mezzo che ci prova, ma non c'è ancora riuscita, dicendo solamente che ha problemi di varia natura, ma che effettivamente non ha mai voluto affrontare il problema. Per cui noi aderiamo a questa campagna, vorremmo che i cittadini in qualche modo venissero qui. Buonasera, Patrizia Manzo, portavoce in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Molise. Quotiziano non è un'utopia, così come era stato riportato nel piano di gestione dei rifiuti della Regione Molise, ma è un nuovo concetto di guardare il rifiuto dell'ente in un discorso più ampio di economia circolare. Ricordo le iniziative sulla proposta di legge dell'iniziativa popolare dei rifiuti zero. È uno dei punti fondamentali del Movimento 5 Stelle, che appunto vuole guardare al rifiuto con un'idea, una visione completamente diversa rispetto a quella, concepita fino a poco tempo fa. Per cui ecco, sin da con il decreto Sblocca Italia abbiamo detto no agli inceneritori, no a quella politica invasiva che punta comunque ancora sull'energia da fonti fossili, e vogliamo guardare appunto a un nuovo sviluppo dell'economia appunto circolare, che vede il rifiuti zero un pilastro fondamentale. Ed è per questo che stiamo aderendo come gruppo alla nuova raccolta firme promossa dal coordinamento regionale del Molise di Rifiuti Zero, che ringraziamo per l'attivismo costante sul nostro territorio e soprattutto questa attività di sensibilizzazione che porta avanti ormai da tempo. Per cui ecco, invitiamo i tanti cittadini molisani ad aderire alla raccolta firme e ad informarsi sul concetto di Rifiuti Zero. Noi siamo qui, raccoglieremo le firme ogni sabato e domenica fino alla scadenza dei termini, e invitiamo tutti i cittadini termolesi a recarsi al banchetto del Movimento 5 Stelle per venire a firmare. Grazie.